Ciao ragazzi, io sono sempre Ivan e vi do il benvenuto alla quinta puntata di Ivaniloqui, il podcast in onda una volta ogni due settimane, in cui vi parlo dei libri che leggo e delle riflessioni che mi suscitano. Innanzitutto oggi, prima di partire, ci tengo a salutare e a ringraziare tutti coloro che negli ultimi giorni si sono iscritti al mio canale YouTube, oppure hanno cominciato a seguirmi su Spreaker e Instagram. Ragazzi, grazie per esservi imbarcati con me in questo viaggio che spero non vi deluderà. Ma ora bando alle chiacchiere ed entriamo subito nel vivo. Il libro di cui intendo parlarvi oggi è un saggio e si tratta di Le origini della creatività di Edward Osborne Wilson, uno dei maggiori scienziati nel panorama internazionale e tra l'altro anche professore emerito di biologia ad Harvard. In questo libro, edito da Raffaello Cortina Editore nella collana Scienza e Idee, una collana che davvero vi consiglio, una collana fantastica in cui potete trovare decine e decine di testi interessantissimi. Dicevo, in questo libro Wilson intende ripercorrere l'evoluzione della creatività partendo dai nostri antenati primati per arrivare ai moderni esseri umani, e lo fa esplorando una molteplicità molto ampia di esperienze creative. Quindi si va dall'istinto di creare giardini all'uso delle metafore, dell'ironia nel discorso, fino alla forza della musica. Insomma, il libro di Wilson è davvero molto molto eclettico. Ma innanzitutto Wilson parte da un presupposto, cioè che l'Homo sapiens è l'unica specie superstite, almeno per quanto ne sappiamo, dotata di intelligenza simbolica. Dunque, la sorgente della creatività umana, secondo Wilson, risiede nel punto di giunzione tra l'evoluzione biologica e l'evoluzione culturale. Infatti possiamo dire che da una certa fase evolutiva in poi, quindi orientativamente tra gli 80.000 e i 60.000 anni fa, nella nostra specie l'evoluzione culturale si è innestata, per così dire, in quella biologica, influenzandola e venendone a sua volta influenzata. Quindi si può dire che siamo culturali per natura e sempre più naturali per via culturale e tecnologica. E questo è un punto, secondo me, importantissimo. Noi umani, infatti, se ci riflettiamo, siamo maestri nel conformare il mondo ai nostri fini attraverso la via culturale e tecnologica, e per tutta risposta però il mondo da noi trasformato ci trasforma a sua volta ricorsivamente. La relazione tra i geni e l'ambiente, tra la natura e la cultura, è una relazione a tutti gli effetti biunivoca. E dunque qui subentra il punto che secondo me rende il libro di Wilson particolarmente utile, particolarmente interessante e importante. Perché, ecco, Wilson giustamente sostiene che scienza e umanesimo sono acqua della stessa sorgente. Infatti la creatività umana, che, come abbiamo appena detto, nasce anche da un'interazione costante con l'ambiente, è sostanzialmente esplicabile sia attraverso le discipline scientifiche, sia attraverso le invenzioni, il progresso scientifico, sia attraverso le discipline umanistiche. Dunque, secondo Wilson, non ha senso quello che purtroppo oggi spesso ancora avviene, cioè la divisione, la frattura tra questi due macro ambiti del sapere, ed è un comportamento puerile quello degli scienziati che screditano gli studiosi di discipline umanistiche e quello degli studiosi di discipline umanistiche che screditano gli scienziati. Dunque ci vorrebbe una sinergia tra discipline umanistiche e discipline scientifiche, secondo Wilson, per far sì che la creatività umana si esplichi al massimo grado. E infatti, scrive Telmo Pievani nella prefazione all'edizione italiana dell'opera di Wilson, che avvicinare le arti creative attraverso la lente della scienza per alcuni è addirittura sacrilego. Per Wilson significa invece, al contrario, allargare lo sguardo sull'opera umana, aggiungendovi un elemento naturalistico di comprensione che non toglie nulla alla sua bellezza. Significa non rassegnarsi mai al mistero della creatività, ma cingerlo d'assedio, armati di una pluralità di strumenti conoscitivi, scientifici ed umanistici. Se le discipline
discipline scientifiche si occupano di tutto ciò che può accadere nell'universo, mentre le discipline umanistiche di tutto ciò che è concepibile dalla mente umana, allora nella stessa definizione che ne dà Wilson, la scienza ha una matrice umanistica, in quanto sottoinsieme assai rilevante di ciò che è concepibile appunto dalla mente umana. Lo scienziato di Wilson, allora, è un po' umanista, o dovrebbe esserlo, per non relegarsi nell'arida figura di un operaio iperspecializzato chiuso in laboratorio. Sul fronte opposto, non è meno sferzante l'invito alle discipline umanistiche a riformarsi radicalmente, essendo oggi troppo antropocentriche, tutte centrate sul contemporaneo, soggettivistiche e arbitrarie, e per di più foraggiate da invadenti sovvenzioni religiose. Dunque, ciò che fa Wilson in questo libro è invitare, da una parte, gli scienziati ad aprirsi allo studio e all'interesse nei confronti dell'ambito umanistico per uscire dalla dalla echo chamber del loro microambito di studi, di riferimento, e quindi per avere una visione molto più ampia di ciò di cui si stanno occupando. E nello stesso tempo Wilson ovviamente si rivolge agli studiosi di discipline umanistiche per invitarli a studiare la scienza, per far sì che le loro impalcature, diciamo, di pensiero abbiano delle fondamenta, delle basi più solide. E ora, sì, per inciso, a questo punto credo sia interessante dire, per intenderci, che per discipline umanistiche Wilson intende le lingue moderne e classiche, la linguistica, la letteratura, la storia, la giurisprudenza, la filosofia, l'archeologia, le religioni comparate, l'etica, la storia dell'arte, la critica e la teoria dell'arte e alcuni aspetti delle scienze sociali. Questo è importante da dire per capire appunto cosa intende Wilson per discipline umanistiche. Ora, detto questo, è molto importante capire che qual è l'origine delle discipline umanistiche. Secondo Wilson, la nascita di queste discipline risale a un tempo remotissimo, a quasi un milione di anni fa, ed è avvenuta in un luogo e in un contesto che, riflettendoci, in effetti appare abbastanza ragionevole, ovvero al bagliore del fuoco notturno nei primi accampamenti umani. E sì, perché noi siamo, a tutti gli effetti, la specie, siamo gli animali che raccontano storie. Il narrare storie è una caratteristica fondante dell'essere umano ed è ciò che ci ha permesso di stringere anche legami duraturi e saldi con i nostri simili, con altri membri della nostra specie, e quindi per edificare delle società, delle strutture sociali ad altissima complessità, cosa che ovviamente gli altri animali non umani non sono riusciti a fare, o comunque non sono riusciti a fare allo stesso livello di complessità. E perché noi siamo riusciti a fare questo? Beh, ovviamente grazie all'utilizzo del linguaggio. Il linguaggio è ciò che ci ha permesso di narrare, sostanzialmente, ciò che ci ha permesso quindi di interagire con le altre, con gli altri membri della nostra specie. E dunque, ecco, secondo Wilson, il linguaggio non è soltanto una creazione dell'umanità, ma è l'umanità stessa. Noi diamo forma al nostro mondo attraverso le parole, attraverso il linguaggio, e come diceva anche Ludwig Wittgenstein, i limiti del linguaggio sono i limiti del nostro mondo. E dunque a questo punto subentra un concetto particolarmente importante, particolarmente interessante, che è il concetto di Umwelt. E sì, perché i biologi usano questo termine tedesco, Umwelt, che all'incirca si può tradurre come il mondo intorno a noi, per designare la parte dell'ambiente che siamo in grado di percepire tramite i nostri organi di senso, senza alcun aiuto. Quindi Wilson si chiede che cos'è la Umwelt umana, come si è formata e perché. E secondo Wilson queste domande sono delle domande fondamentali non solo in ambito scientifico ma anche in ambito umanistico. Il problema però è che i difetti dell'erudizione umanistica è che secondo Wilson le discipline umanistiche sono senza radici quando cercano di affrontare il perché, quando cercano di trattare delle cause ultime delle cose. E perché, ecco,
sono racchiuse nella bolla delle nostre ristrette esperienze sensoriali, sono troppo centrate sull'essere umano. E a causa di questi limiti, secondo Wilson, le discipline umanistiche sono inutilmente antropocentriche e di conseguenza deboli nella loro capacità di riconoscere le cause ultime della condizione umana, che infatti vengono spesso nell'ambito umanistico fatte risalire o ad una divinità oppure ad un mistero affascinante ma imperscrutabile. E questa è ovviamente una grande debolezza dell'ambito umanistico e infatti, secondo Wilson, anche in maniera un po' provocatoria, invece di seguire il famoso motto di Protagora, del sofista Protagora, che nel V secolo a.C. sosteneva l'uomo è la misura di tutte le cose, noi dovremmo dire occorre misurare tutte le cose per poter comprendere l'uomo. E questo è un discorso che va ad inserirsi in quello che dicevo prima, cioè nel fatto che, secondo Wilson, le discipline umanistiche devono assolutamente aprirsi anche alle acquisizioni delle discipline scientifiche per poter comprendere autenticamente qual è la nostra Umwelt, cioè qual è il mondo, come si è costituito il mondo che noi possiamo percepire intorno a noi dal nostro punto di vista. Ora, ecco, c'è un altro aspetto che è strettamente correlato a questo, è che gli esseri umani cercano in tutto un significato. Ora, il vero dilemma dell'ambito umanistico è il dilemma proprio sul significato, sul perché esistiamo. E a tal proposito mi è venuto in mente, quando ho letto questo passaggio del libro di Wilson, mi è venuto in mente una riflessione, ecco, fatta da Umberto Eco in uno dei suoi saggi, ovvero Sei passeggiate nei boschi narrativi. Ora, dice Eco che una delle ragioni per cui la narrativa ci fa sentire spesso a nostro agio rispetto alla realtà è che c'è una regola aurea per ogni criptoanalista o decrittatore di codici segreti, e cioè che ogni messaggio può essere decrittato purché si sappia che si tratta di un messaggio. Ora, il problema con il mondo reale è che ci stiamo chiedendo da millenni se ci sia un messaggio e se questo messaggio abbia un senso. Con un universo narrativo, noi sappiamo per certo che esso costituisce un messaggio e che un'autorità autoriale sia dietro di esso, come sua origine e come insieme di istruzioni per la lettura. Così, la nostra ricerca dell'autore modello del cosmo è la ricerca dell'ersatz, cioè del surrogato di un'altra immagine, quella di un padre che si perde nella nebbia dell'infinito, per cui non ci stanchiamo mai di domandarci perché ci sia dell'essere piuttosto che nulla. Questa è una domanda che le discipline umanistiche si pongono inevitabilmente. Il problema è che, come dicevamo prima, sono troppo centrate sul lato, diciamo così, antropocentrico della ricerca per poter comprendere autenticamente questa, per poter trovare, sperare se non altro di trovare una soluzione a questa domanda. E a questo punto, ecco, quali sono le soluzioni che dunque propone Wilson? Secondo Wilson, ecco, abbiamo tre modi per ampliare lo sguardo delle discipline umanistiche. Primo, sfuggire dalla bolla in cui il mondo sensoriale umano, senza aiuto, è condannato a rimanere inutilmente intrappolato e quindi aprirsi ovviamente a considerazioni scientifiche su ciò anche che travalica l'immediata portata degli organi di senso umani. Secondo, approfondire le radici mettendo in connessione la storia profonda dell'evoluzione genetica con la storia dell'evoluzione culturale, perché come dicevamo prima, evoluzione genetica ed evoluzione culturale vanno a braccetto. Terzo, ridurre l'antropocentrismo, estremo che ostacola gran parte delle iniziative umanistiche. Queste sono, diciamo, le tre soluzioni che dà Wilson. Quindi, secondo Wilson, le discipline umanistiche devono sempre più ibridarsi con quelle scientifiche e soprattutto con un gruppo particolare di discipline scientifiche che, secondo Wilson, sono la paleontologia, l'antropologia, inclusa l'archeologia, la psicologia, principalmente quella cognitiva e sociale, la biologia evoluzionistica e la neurobiologia. E
Infatti il filo comune che unifica queste che Wilson chiama Big Five è l'evoluzione per selezione naturale, che non è in discussione in quanto è la discussione umana fondamentale. Quindi le discipline umanistiche devono assolutamente fare questo passo verso l'apertura a queste discipline scientifiche. E l'obiettivo fondamentale, insomma l'obiettivo finale che si pone Wilson con la scrittura di questo libro, che secondo me è molto ambizioso ma anche estremamente affascinante, è la nascita di un terzo illuminismo. Ora voi vi starete chiedendo: perché terzo illuminismo? Dunque, innanzitutto, secondo Wilson, poiché nel mondo digitale globalizzato, e qui cito testualmente dal suo libro, l'umanità è ancora trascinata dalle passioni animali e ci troviamo a vivere un conflitto tra ciò che siamo e ciò che vorremmo diventare, e poiché rischiamo di affogare nell'informazione mentre siamo affamati di conoscenza, sembrerebbe appropriato riportare la filosofia nella sua posizione esclusiva e degna di rispetto, questa volta al centro della scienza inserita nell'ambito umanistico e delle discipline umanistiche inserite nell'ambito scientifico. Ora, la filosofia, come sappiamo, è fiorita nella civiltà occidentale in due fondamentali sprazzi di creatività che, secondo Anthony Gottlieb, autore di un testo che purtroppo non è stato mai tradotto in italiano, che è The Dreams of Enlightenment, una storia dello sviluppo della filosofia moderna, secondo appunto Gottlieb ci sono stati due sprazzi di creatività nella fioritura della filosofia. Il primo fu nell'Atene di Socrate, Platone e Aristotele, dalla metà del V secolo fino alla fine del IV secolo avanti Cristo, ed è stato una sorta di primo illuminismo da questo punto di vista. Il secondo, invece, sprazzo interessò l'Europa settentrionale subito dopo le guerre di religione, quindi con l'ascesa della scienza galileiana, e questo è durato dagli anni intorno al 1630 fino all'alba della Rivoluzione francese alla fine del XVIII secolo. In quel periodo abbiamo avuto delle personalità straordinarie nella storia della filosofia come Cartesio, Hobbes, Spinoza, Locke, Leibniz, Hume, Rousseau, Voltaire e chi più ne ha più ne metta. Quindi la seconda fioritura della filosofia è la base del secondo illuminismo, che però, secondo Wilson, si è già concluso agli inizi del XIX secolo, quando la scienza fallì l'obiettivo di soddisfare le sue più grandiose aspettative e le discipline umanistiche da sole non poterono sobbarcarsi il carico aggiuntivo. Quindi, secondo Wilson, è tempo affinché sorga un terzo illuminismo, e un terzo illuminismo può sorgere soltanto attraverso una rinnovata saldatura tra la creatività scientifica e la creatività umanistica. E infatti dobbiamo affrontare, secondo Wilson, con più forza e sicurezza che mai le grandi questioni della storia. Il vero limite, e in questo io sono assolutamente d'accordo con l'autore, poi certo si può discutere quanto vogliamo, ma io sono molto d'accordo con quello che sostiene qui Wilson, il vero limite della filosofia attuale non è rappresentato tanto dai conflitti emersi nella logica degli autori, ma dall'incoerenza dovuta principalmente alla mancata attenzione per la scienza, il che è un fenomeno curioso se si pensa che stiamo vivendo in quella che giustamente è chiamata l'età della scienza, e che quest'ultima oggi occupa davvero la posizione giusta per riuscire a combinarsi con le discipline umanistiche, rinfocolando lo spirito del primo illuminismo. E è tempo quindi di affrontare con più forza e sicurezza che mai queste grandi questioni della storia. Quindi abbiamo bisogno di esplorare il significato degli esseri umani, dovremo scoprire perché sulla Terra non è mai esistito prima qualcosa che si possa anche solo lontanamente paragonare a noi. È fondamentale lo studio dell'origine e la diffusione della vita intesa nel suo complesso. Come possiamo spiegare l'esistenza di due o più generi alla luce delle varie forme di sessualità conosciute oggi? Perché esiste il sesso? Perché dobbiamo morire di vecchiaia? E queste sono delle questioni mortali, come direbbe il filosofo Thomas Nagel, delle questioni fondamentali che devono essere affrontate da una sinergia
tra le discipline scientifiche e quelle umanistiche. Tra l'altro oggi stanno sorgendo anche dei dilemmi etici attraverso proprio l'avanzare del progresso tecnologico, come ad esempio tutti quelli che si rifanno, me ne viene in mente uno, alla questione dell'editing genetico. Tra l'altro a questo proposito vi segnalo l'ottimo episodio del podcast Daily Cogito di Rick Dufer, di Riccardo Dalferro. Sotto in descrizione vi linko anche questo episodio, che vi consiglio di ascoltare perché si parla proprio di questo tipo di tematiche. E dicevo, quindi è fondamentale, secondo Wilson, che scienziati e studiosi delle discipline umanistiche, lavorando insieme, possano essere le guide di una nuova filosofia in grado di miscelare le parti migliori e più rilevanti di questi due grandi ambiti di apprendimento, e solo il loro impegno reciproco può produrre, secondo Wilson, il terzo illuminismo. E diversamente dai primi due, secondo almeno la speranza di Wilson, questo terzo illuminismo potrà durare più a lungo, avvicinando ancora di più la nostra specie alla possibilità di concretizzare quel bellissimo invito alla ragione inciso da Diogene di Enoanda, che sosteneva: e non di meno, in vero, preparavamo queste cose anche per i cosiddetti stranieri, che in realtà non lo sono. Infatti, secondo ogni divisione della Terra, chi ha una patria e chi ne ha un'altra, mentre, in base all'intero complesso di questo mondo, unica patria di tutti è tutta la Terra, e il mondo è l'unica casa. La Terra è la nostra patria comune, e ciò che dovrebbe accomunarci, al di là di qualsiasi differenza anche relativa all'ambito disciplinare che studiamo. Quindi mi viene in mente, quando ascolto, quando leggo riflessioni di questo tipo, la straordinaria riflessione che l'astronomo e divulgatore scientifico Carl Sagan faceva in merito a questa tematica qui. E vorrei chiudere questo episodio citando proprio le parole di Carl Sagan. Osservando la Terra attraverso una fotografia scattata a una distanza di 6 miliardi di chilometri, e quindi da questa distanza la Terra appariva come un minuscolo puntino azzurro, Sagan diceva: da questo distante punto di osservazione, la Terra può non sembrare di particolare interesse, ma per noi è diverso. Guardate quel puntino. È qui, è casa, è noi. Su di esso, tutti coloro che amate, tutti coloro che conoscete, tutti coloro di cui avete mai sentito parlare, ogni essere umano che sia mai esistito, hanno vissuto la propria vita. L'insieme delle nostre gioie e dolori, migliaia di religioni, ideologie, dottrine economiche, così sicure di sé, ogni cacciatore e raccoglitore, ogni eroe e codardo, ogni creatore e distruttore di civiltà, ogni re e plebeo, ogni giovane coppia innamorata, ogni madre e padre, figlio speranzoso, inventore ed esploratore, ogni predicatore di moralità, ogni politico corrotto, ogni superstar, ogni comandante supremo, ogni santo e peccatore nella storia della nostra specie è vissuto lì, su un minuscolo granello di polvere sospeso in un raggio di sole. La Terra è un piccolissimo palco in una vasta arena cosmica. Pensate ai fiumi di sangue versati da tutti quei generali e imperatori affinché, nella gloria e nel trionfo, potessero diventare per un momento padroni di una frazione di un puntino. Pensate alle crudeltà senza fine inflitte dagli abitanti di un angolo di questo pixel agli abitanti scarsamente distinguibili di qualche altro angolo. Quanto frequenti le incomprensioni, quanto smaniosi di uccidersi a vicenda, quanto fervente il loro odio. Le nostre ostentazioni, la nostra immaginaria autostima, l'illusione che noi abbiamo una qualche posizione privilegiata nell'universo, sono messe in discussione da questo punto di luce pallida. Il nostro pianeta è un granellino solitario nel grande, avvolgente buio cosmico. Nella nostra oscurità, in tutta questa vastità, non c'è alcuna indicazione che possa giungere aiuto da qualche altra parte per salvarci da noi stessi. La Terra è l'unico mondo conosciuto che possa ospitare la vita. Non c'è altro posto, perlomeno nel futuro prossimo, dove la nostra specie possa migrare. Visitare sì, colonizzare non ancora. Che ci piaccia o meno, per il momento la Terra è dove ci giochiamo le nostre carte.
È stato detto che l'astronomia è un'esperienza di umiltà e che forma il carattere. Non c'è forse migliore dimostrazione della follia delle vanità umane che questa distante immagine del nostro minuscolo mondo. Per me, sottolinea la nostra responsabilità di occuparci più gentilmente l'uno dell'altro e di preservare e proteggere il pallido punto blu, l'unica casa che abbiamo mai conosciuto. Ecco, queste parole che mi emozionano sempre, queste parole bellissime, straordinarie di Carl Sagan, esprimono ciò che afferma anche Wilson nelle Origini della creatività, cioè che per prenderci cura della Terra, per prenderci cura della nostra casa, per comprendere la Terra e per comprendere noi stessi, dobbiamo smetterla con queste divisioni stupide tra discipline umanistiche e discipline scientifiche. C'è bisogno di tutti, c'è bisogno di una sinergia, c'è bisogno di mettere insieme le forze per rispondere alle grandi sfide, alle grandi questioni, ai grandi problemi che aspettano, che attendono l'umanità. E per far questo anche noi, nel nostro piccolo, dobbiamo espandere i limiti della nostra mente, dobbiamo studiare, informarci, approfondire, perché solo così saremo in grado di poter combattere per il nostro futuro con la speranza di riportare dei buoni risultati. Ora, io spero di avervi presentato nel migliore dei modi questo testo di Wilson, spero di avervi fatto venire la curiosità di leggerlo. Ovviamente sotto in descrizione vi lascio tutti i link. Io vi ringrazio per avermi seguito anche oggi, vi do appuntamento ovviamente al prossimo episodio tra 2 settimane. Tra l'altro vi posso dire che sta per arrivare anche una nuova interessante rubrica nell'ambito del mio progetto di podcasting. Per ora non vi dico nulla di più concreto, ma è qualcosa di veramente interessante, su cui sto puntando parecchio, e ovviamente scoprirete presto di cosa si tratta. Io quindi vi saluto, vi lascio e vi ricordo la frase straordinaria di Daniel Pennac, secondo cui un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso. Alla prossima!